È un posto che tra l'altro negli anni ha avuto tanti artisti, ce ne sono ancora attualmente 3 o 4 che lavorano e diciamo tra virgolette vivono in questo posto. Il posto indubbiamente è affascinante, ha degli aspetti positivi tipo la grandezza, ma tolto quello non è che l'abbia scelto precisamente, diciamo che è affascinante il posto. Poi, io sono nato a Torino, io sono il figlio dell'immigrazione classica degli anni 60 con la famiglia del sud che viene qua per andare a lavorare alla Fiat. Nasco a Torino nel 63, proprio il copione, proprio là. Avevamo la 600, mi dedico alla pittura principalmente forse perché già da piccolo, sapendo un po' disegnare, avevo sempre tutti. Comunque sono quasi stato spinto verso questa direzione, ma in realtà io parto con degli studi che sono più pubblici, faccio il pubblicitario, faccio studi da pubblicitario e quindi diciamo c'è sempre un interesse nell'ambito del disegno o della grafica, cose di questo genere. Verso metà degli anni 80 incontro 2 o 3 persone, di cui una delle due è Corrado Levi, e grazie a lui ricomincio a fare una serie di mostre, tipo mi ricordo che negli anni 80 avrò fatto tipo 16-17 collettive in un anno, perché era un momento veramente diciamo esplosivo. Uso una tecnica che in realtà poi dopo è semplicemente la tecnica a grandi linee dell'acquarello, ma in realtà dell'acquarello perché usando l'acqua come elemento abbastanza predominante nel lavoro, ovviamente io devo sempre dipingere in orizzontale, si avvicina all'acquarello, ma in realtà è perché uso l'acrilico. E tra l'altro in questo periodo uso un colore solo e delle matite che sono sempre lo stesso colore. E quindi diciamo l'acqua fa tutta una serie di interventi che diventano tra il casuale e il voluto. Non posso dire che sia una tecnica inventata da me perché non è questo. Diciamo che questo modo di dipingere è sicuramente una cosa che mi ha differenziato in certi periodi. Il soggetto a cui mi ispiro in realtà, soprattutto negli ultimi anni, è diventato esclusivamente il paesaggio. Tra l'altro un paesaggio che se precedentemente presentava delle modifiche all'interno del paesaggio, invece da 2 annetti mi sto dedicando proprio a un paesaggio che diventa abbastanza settico, nel paesaggio non succede quasi niente, sto intervenendo con questi gesti grafici che mi danno questa sorta di estraniazione al paesaggio, sembra un paesaggio ma sembra che succeda qualcos'altro, in realtà questa serie qua che è iniziata appunto 2 anni fa si chiama SP, SP ed è il piano dove io sto cercando di ricostruire metaforicamente una parte di mondo, io lo sto ricostruendo e questo si avvicina un po' alle precedenti serie che io facevo che si chiamavano Io sono Dio, che è un ciclo che io faccio ormai da 10 anni, dove nel paesaggio c'era la volontà del pittore di, con la sua reinterpretazione, di ricreare il paesaggio. Per esempio io sono molto appassionato di astronomia o di fisica. Forse l'estraniazione di andarsi a interessare al fatto che esistano pianeti, galassie, mi crea una sorta di estraniazione che io chiamo quasi a freddo, dove l'idea allucinante di pensare che noi viviamo in un contesto, dove noi siamo in una galassia, dove c'è un universo, mi fa riportare indietro e mi fa fare delle domande sul paesaggio che io vedo normalmente. Premetto che tra l'altro io, essendo sardo di origine, i paesaggi che io faccio normalmente sono paesaggi inventati. Non prendo spunto da fotografie o cose di questo genere. E devo dire, curiosamente, a volte quando li vedo è come se mi trovassi in un posto in cui il paesaggio sembra un po' piemontese sardo. E adesso uso una tecnica ancora più curiosa, c'è una sorta, io la chiamo post-produzione, nel senso che il lavoro poi, visto che tra l'altro, premetto, uso la carta ormai da parecchi anni, perché ormai sento solo la carta come medium veramente vicino, la tela non ce la faccio più, ma la carta in più mi dà questa possibilità, quando parlo di post-produzione, di aprire delle finestre sul paesaggio e dietro poi posizionare altre cose. In fondo a questo studio c'è un tavolo, non di lavori, ma sono cose che io faccio così, sono come una specie di bagaglio che io tengo lì pronto, sono tutte cose che io faccio senza avere una finalità, no? È come un materiale che io poi riutilizzo, poi faccio un po' di grafici, un po' di effetti strani, magari faccio un lavoro più grande e decido di aprire 2 o 3 finestre e inserire un grafico, un'altra visione, e quindi rimane tutto. Per quello parlo di post-produzione in questo senso. Penso che la responsabilità massima dell'artista sia quella di spingere al massimo, e su questo mi collego a Io sono Dio, nel senso che io premetto quando io dico.
Io sono Dio, non intendo che sono il Dio degli altri, sono Dio per me stesso, ovviamente, questo si ricollega a tante altre cose. Quindi la responsabilità in questo caso specifico per me è quella di esaltare al massimo quello che è un'informazione che io ritengo che l'artista, penso chiunque abbia questo tipo di informazione. Quindi nel mio caso è semplicemente quella di spingere la mia idea di questa situazione cosmica e dipingendo amplificare al massimo quello che è uno spirito umano, ossia quello di non. Sai, non sentirsi isolati, il voler provare qualcosa, ci sono diversi sistemi. La scelta del colore non è data dalla simbologia che il colore rappresenta. Per esempio, in questo caso io sto usando questo Gridupain, un colore chiamiamolo storico, e rimango affascinato dalla potenzialità del colore. Riesce a creare tutta una serie di sfumature curiosissime che sembra che sia una gamma di colori. E poi in più è forse quello che più si avvicina. Soprattutto per esempio nei cieli a quello che può essere un cielo vero. Questo qui, quando io ti parlavo della serie Io sono Dio, dove nel paesaggio succedeva qualcosa, questo è proprio, diciamo, l'esempio classico, ossia c'è un paesaggio, ma succede un qualcosa all'interno del paesaggio che ti dice qui i conti non tornano, nel senso che normalmente le piante non volano. La volontà creativa in questo mio caso era quella di fare un paesaggio, ma dove succedeva qualcosa che andasse oltre l'ordine naturale delle cose. La differenza con i lavori che faccio adesso, invece, nei paesaggi non succede niente nel paesaggio, non ci sono piante che volano, non ci sono montagne strane o cose di questo genere. L'estraneazione viene più data da questa ricerca scientifica che io sto facendo. Per esempio, quelli li aggregati dopo, la finestra viene dopo, quindi per quello parlo di post-produzione. È come se fosse una specie di stratificazione. Vedi, faccio prima il cielo e poi questo qui è un altro paesaggio che io ho tagliato sopra. Però questo tagliare così gli dà questa specie di aspetto tridimensionale. La mia idea è proprio questa idea, in realtà questa è di ipotesi di studio, di ricreazione, ma in realtà forse l'informazione è questa. A me comunque affascina sempre la potenzialità di un paesaggio di portarti in un attimo lì dentro, quindi già quella è l'informazione, no? Quando tu vedi un quadro sembra in un attimo che tu sia lì dentro, quindi forse già quella è l'informazione massima che viene data. La vita d'artista è bella, beh, diciamo che ha molti aspetti positivi, ce li ha, poi dipende se. Diciamo all'85% sì, forse quello che diventa un po' è quando uno poi dopo non riesce a liberarsene, diventa magari un po' frustrante tutto il sistema che ne viene collegato, ovviamente, e quello è quello sicuramente la cosa a cui uno poi più deve riuscire a porre e a concentrarsi a quello che sta facendo veramente, perché sai, se uno entra nelle problematiche di collegamenti, mostre, gallerie, critici, ovviamente la cosa si complica. Io mi sono abbastanza divertito con quel che facevo, anche perché appunto mi dà la possibilità molto di continuare a fare uno sviluppo personale, una ricerca personale. Anche in questo progetto qui, quello che a me interessa, io parto, questo è semplicemente effetti che modificano la voce.